Cari amici di Opera Click, collegati da casa, grazie per essere con noi anche questa sera. Questa sera è un'altra occasione particolare perché abbiamo l'onore di avere con noi uno dei più grandi buffi, secondo me, degli ultimi 30 anni, forse meno, dai, adesso sto esagerando. Sì. Ecco, Paolo Bordogna. E naturalmente, come le volte scorse, ci sarà con noi Roberta Pacifico. Buonasera a tutti, buonasera Paolo. Buonasera Roberta, buonasera Danilo, buonasera a tutti. È un grande piacere avere Paolo Bordogna qui con noi stasera. Io sono più emozionato del solito perché sono legato a Paolo da un affetto oramai devo dire di lunga data, perché ci conosciamo davvero da molti anni, una ventina d'anni più o meno. Ecco, tu muovevi insomma i tuoi primi passi, eri ai tuoi primi successi e si intravedeva già la grande carriera che avresti fatto, perché il talento non si compra al supermercato, ma è una cosa che si nota secondo me già dall'infanzia, quindi era già ben presente. Io lo dico sempre, non potrò mai dimenticare quelle convenienze e inconvenienze teatrali di Bergamo, di cui adesso non ricordo esattamente l'anno, forse tu lo ricordi, Paolo? No. Primi anni 2000? 2003 2003 o 2009, adesso non vorrei dire una stupidaggine. forse 2003. Comunque io non 2003. ricordo. Ecco, 2003, io non ricordo di aver mai visto il teatro Donizetti divertirsi come quella sera con la tua mamma Agata, ma diciamo che tutto lo spettacolo aveva funzionato in una maniera veramente incredibile. Quindi iniziamo con una domanda per rompere il ghiaccio abbastanza semplice. Perché hai deciso di specializzarti e diventare baritono buffo? Perché tu hai iniziato le tue prime cose importanti le hai fatte nel 97, 97-98, se non vado errato, con Katia Ricciarelli e poi a Pesaro col maestro Zedda. Il debutto è stato nel 97 con un Elisir d'Amore, poi subito dopo Don Pasquale all'Arena di Verona, cioè all'Arena, al Filarmonico di Verona come Malatesta. Ecco, da lì diciamo, hai intrapreso la strada di buffo che ti ha fatto ricalcare e rinverdire, secondo me, la grande tradizione dei buffi, dei grandissimi buffi italiani. Tu sei un altissimo esponente della grande scuola dei buffi italiani. Come mai hai deciso di intraprendere questa strada? Tu, quando studiavi canto, tu studiavi canto con Coviello, hai frequentato la Civica a Milano. È una cosa che ti hanno spinto è un repertorio che ti hanno spinto ad affrontare oppure è una cosa che è venuta da sé? Vocalmente io nasco come baritono brillante e i miei ruoli infatti all'inizio appunto erano Belcore, il Figaro Rossiniano, il Malatesta, il Guglielmo del Così fan tutte e in realtà dopo gli esordi che tu hai ricordato 97, 98, 99 anche andava bene da un punto di vista di effetto sul pubblico e anche effetto in teatro in generale, perché comunque grazie proprio anche a Roberto Coviello ero arrivato in teatro molto presto, tra i 26 e i 27 anni, ma con una preparazione già piuttosto solida. In realtà ci fu un assestamento molto forte della mia professione. A me la parola carriera mi sembra sempre un po' costruito. Ci fu un assestamento molto forte per cui stavo per decidere di smettere. Addirittura. Perché le audizioni non andavano bene, perché forse il mercato era saturo,
per tante motivazioni, finché non ho incontrato Ernesto Palacio, che abbiamo intervistato, è stato con noi la puntata precedente, puntata scorsa. Sì, vi ho seguito, vi ho seguito. Ernesto ha fatto quello che un bravo agente deve fare, quello cioè di creare un progetto. E lui ha capito che io mi sarei meglio inserito in una fetta di mercato grazie a delle mie qualità, che da una, vocali e sceniche, ma anche di personalità. E intuì che avrei dovuto percorrere la strada del buffo e ha avuto ragione. Quindi, il maestro... No, scusami, prego, prego. No, dicevo, io sono sempre stato un bambino allegro. E anche la mia è una famiglia allegra. E mio padre è un uomo molto spiritoso, mia mamma è una donna molto ironica. Proprio oggi li ho visti dopo quasi 5 mesi, perché non li vedevo dal 18 gennaio, il giorno in cui da Genova sono partito per andare a Tokyo, poi da Tokyo Monaco, poi la quarantena, diciamo autoquarantena, perché venivo da due zone piuttosto già rosse, diciamo. E non li vedevo da tanto tempo e oggi ho parlato con i miei proprio di un teatrino che mi avevano regalato quando ero piccolo, molto piccolo. Non riusciamo a ricordarci quanti anni avevo. E l'indole o talento, ecco, il talento di voler stare su un palcoscenico, di esibirsi, di trovare naturale, superare certe barriere che magari per un bambino più timido sono più difficili da superare, per me non... era tutto naturale, come ho detto prima. Certo, poi trovandomi di fronte a una evenienza di esperienza professionale, ho dovuto affinare quel talentaccio grezzo e ho avuto la fortuna fin dall'inizio, sia in Coviello e l'insegnante di arte scenica che si chiamava Pasquale D'Ascola, di avere dei supporti molto molto vari. E con Pasquale noi facevamo esercizi per il corpo, per la gestione del corpo, per capire il corpo come si muove, come gestivo il pubblico, facevamo esercizi, facevamo tai chi per esempio, non era semplicemente fare arte scenica nel vero nel senso stretto della parola e anche un po' di tipo, no? come intesa dai programmi ministeriali. E per esempio invece Roberto, quando facevamo lezione, che era sempre molto metodica, si partiva dai vocalizzi che servivano per affrontare quella determinata frase, quel determinato concone o parisotti, poi o il baccai. Roberto mi ha da subito, per esempio, abituato, diciamo maestro Coviello, mi ha da subito abituato al gesto direttoriale, un po' per una sua passione, ma mi ha abituato a cosa voleva dire una fermata, un rallentando, un accelerando, e queste sono cose che ti formano e che ti preparano alla professione in maniera molto, molto forte. Poi appunto la fase successiva è stata incontrare Ernesto. Ernesto ha capito che lui mi disse una cosa: se c'è una cosa che non ti si può negare è che quando tu entri in scena, anche se non canti, ti si guarda. E poi bisogna sviluppare tante altre cose per affrontare un certo tipo di repertorio piuttosto che un altro, ma insomma ecco, questi sono stati gli elementi basilari che mi hanno condotto a fare i ruoli che affronto. Scusami, prima di procedere con le altre domande, adesso siccome hai accennato ai tuoi genitori, mi è venuta in mente una cosa un po' banale, ma te la voglio chiedere. Dopo tanti mesi
e sei stato lontano da loro. Ti mancava la cucina della mamma, cosa ti ha preparato oggi? La Oggi ha mamma. cucinato papà e ha fatto i tagliolini allo scoglio. Però Complimenti. siamo trattati bene. Bene. Siamo abbracciati, purtroppo. Ah, che bravi. Invece un'altra cosa che mi è venuta in mente, hai accennato a Tai Chi, arte scenica. Io ho pensato effettivamente alla tua fisicità, che tante volte hai dovuto esibire nei tuoi ruoli, no? Tipo appunto Mamma Agatha, dove hai ballato addirittura sulle punte, o comunque anche in tanti altri ruoli. Alla fine diciamo che quegli esercizi che hai fatto ti sono venuti buoni. Tutto Sì, serve nella vita. anche a costo di farmi male. Immagino. Il palcoscenico ci dà una forza incredibile. Io ho provato durante un Don Giovanni a Palermo, mi sono tagliato, perdevo sangue, non me ne sono accorto. Così è successo anche nel giorno di regno a Bilbao, dove una bellissima produzione di Pierluigi Pizzi, dove usavamo dei coltelli veri con cui tagliavamo mortadelle, salami, e mi sono tagliato qui in mezzo alle dita. Non me ne sono accorto, perdevo sangue dappertutto. E o come in quella Mamma Agata che tu hai ricordato, io mi sono inclinato due coste per fare un balletto. Ma scusami, ma la tua predisposizione scenica, cioè la tua facilità nello stare in scena, può essere un problema anche a volte per qualche regista? O risolvi semplicemente i problemi? Domande. Guarda, Nel senso che a volte bisogna metterti dei freni. assolutamente sì, io lo voglio. Io ho un modo di lavorare per cui io metto tanta carne al fuoco. Se il regista non mi blocca, può essere un problema. Ma se il regista è bravo e fa il suo lavoro e quindi mi sa guidare, ho tanto da offrire, ecco. Certo. Così. Bene, e dei grandi buffi della tradizione italiana ce n'è qualcuno che ami particolarmente, che ti fa piacere ricordare? Ma mi fa piacere ricordare tanti, in realtà, tanti. Bruce Cantini è stato un grande esempio di unicum come baritono, Che ha cantato di tutto veramente. a parte i ruoli brillanti e buffi che ha interpretato, poi Capecchi, ma sicuramente la faccia plastica di Montarsolo, ma anche la personalità genuina di Enzo Dara. Io non ho conosciuto tutti questi, solo Enzo ho conosciuto e ho visto in palcoscenico, che l'ho visto in palcoscenico solo in due occasioni. E poi ci ho lavorato come regista, cioè lui mi ha diretto in Disegno d'amore. Io faccio riferimento comunque anche a colleghi grandi di me, con cui ho lavorato, come Bruno Praticò, come Antoniozzi, Simone, con cui che ho visto invece in scena da spettatore quando non cantavo, e con qualcuno di loro ho avuto anche l'occasione di lavorare. E da tutti ho imparato, da tutti ho rubato e da tutti mi sono scostato, perché ho cercato da subito un mio modo di intendere certe cose, partendo sempre dall'attinenza allo spartito. Penso che le cose siano molto cambiate negli anni. Certo,
Ma del resto effettivamente tu hai una tua cifra distintiva piuttosto forte, quindi è evidente, insomma, quello che hai detto si rispecchia nella realtà. E invece volevo chiederti in merito agli intrecci e alle influenze che ci sono tra la commedia dell'arte e il buffo dell'opera lirica. Secondo te vi Beh, sono? sicuramente ci sono e quantomeno sono nate così, nel senso autori del Settecento e poi fino a Rossini e in parte Donizetti, anche se ci sono delle cose molto diverse, ci sono dei cotè che vengono dalle maschere della commedia dell'arte, no? Però diciamo che anche lo humor e la comicità, come tutte le altre forme di interpretazione, di recitazione, hanno subito dei cambiamenti a seconda delle fasi storiche e sociali in cui sono contestualizzate. Voglio dire, anche se noi oggi dobbiamo interpretare il Bartolo del Barbiere di Siviglia, sappiamo benissimo che si rifà a quella tradizione di tutti i padri o patrigni, come Don Magnifico stesso, che bene, allora poi ci sono i due amorosi, Colombina, Arlecchino, sono questi pantaloni, appunto. Certo. Oggi sarebbe difficile riproporle solo come maschere, perché storicamente la comicità è cambiata con Charlie Chaplin, è cambiata in Italia con Totò, lo stesso Pirandello ne ha scritto e ci ha spiegato che cos'era lo humor. Noi siamo figli più di quelli che delle maschere della commedia dell'arte, anzi oggi c'è stato un ulteriore cambiamento. Oggi si cerca davvero ancora di più, perché anche Totò e Chaplin erano delle maschere, cioè Charlot e Totò, Certo. lui con la sua bombetta e la marsina. Oggi c'è una ricerca che è molto interessante da fare su certi personaggi. Io l'ho fatto in maniera anche dolorosa, lavorando nello scorso festival con Leiser Courier, i due registi, sull'equivoco stravagante, sul ruolo di questo padre che, visto così sulla carta, è il solito padre che vuole far sposare la figlia con il miglior partito, e quindi ecco, lì abbiamo fatto un lavoro, ripeto, molto difficile, pesante, duro, 40 giorni di prove per far venire fuori qualcosa di, secondo me, veramente nuovo. È stato uno degli spettacoli più belli in questo senso, questi miei 22-23 anni di lavoro in teatro, più sofferti Ecco, perché ho ma crisi. siccome hai accennato a Totò, infatti volevo chiederti, è una mia impressione o anche l'arte del buffo nell'opera lirica è cambiata, cioè il modo di interpretare i ruoli è cambiato ed è stato influenzato da maestri come De Filippo e Totò? Sì, poi mi risulta anche che De Filippo abbia fatto anche delle regie liriche, tra l'altro, Certo, sì. molto belle, forse proprio Cappello di paglia può essere? No. anche una pietra del paragone in scala, la piccola scala, molto Sì, bella. ho letto con la Scotto e Pavarotti all'Opera di Roma. Questo poi. E poi ne ha fatte altre, sì. Poi vabbè, c'è stata la Filomena Martura, no, la Napoli milionaria con le musiche vuota,
quindi sì, poi alla fine c'è proprio Spettacolo, sì, infatti. diverse cose. Ma guarda, io non te lo so dire perché non ho vissuto quel momento, ovviamente. Solitamente i registi di prosa e di cinema hanno delle difficoltà a lavorare nell'opera, ci sono delle peculiarità che loro non riescono a cogliere. Il regista d'opera è tutta un'altra cosa. Poi che sia bravo a fare anche l'altro, ben per lui, ma per quello che ho visto io è difficile che avvenga il contrario. Di solito hanno delle difficoltà, quindi hanno sempre bisogno di un bravo assistente, perché lavorare con i cantanti non è la stessa cosa che lavorare con gli attori, l'uso della voce è diverso, la resistenza che si ha durante le prove di regia. Io sono uno che ha quasi sempre cantato in voce, a meno che non stessi bene, però non puoi cantare in voce per 6 ore tutti i giorni, ma è un mio metodo, è un mio modo di lavorare, perché ho bisogno, soprattutto se il ruolo è nuovo, di farlo entrare in gola e nel corpo. Però non mi ricordo cos'era la tua domanda. Quanto hanno influito secondo te sul modo di interpretare dei buffi maestri come De Filippo e Totò? Non lo so perché non ci ha lavorato, però è indubbia una cosa, è facile nella nostra memoria storica e anche nella mia personale ritrovare produzioni, per esempio, di Elisir d'Amore che tanto ricordano Pane, Amore e Fantasia, ma perché Elisir d'Amore si presta? Elisir d'Amore starebbe benissimo lì dov'è, cioè in una semplice delle nostre campagne. Ma ecco che quei personaggi lì possono ricordare un certo tipo di cinema e quindi si prestano molto, molto facilmente. Certo. Roberta, Mi veniva in magari mente fai una domanda a te. sì, siccome mi veniva in mente Totò, c'è qua, non, quanto c'è del Paolo uomo, la personalità del Paolo Borgogna uomo nei personaggi che rappresenti? Nel senso, appunto, Totò, ma viene in mente Aldo Fabrizi, De Filippo, non ne parliamo, era chi ha anche lavorato con lui diceva che era terribile fuori dal palcoscenico. Avevano delle personalità appunto molto diverse rispetto a quello che rappresentavano. Quanto c'è invece, anche se penso che comunque un pochino ci hai già risposto, parlando comunque un po' di te e della tua famiglia, quanto c'è di personalità in quello che metti, quindi nell'essere un buffo, quindi trovarti comunque in questi ruoli rispetto al Paolo Uomo, fuori dal palcoscenico? Beh, sai, una cosa è una predisposizione ad essere allegri e quello serve comunque in generale. Ma dall'altro canto devo dire che per fortuna, per me, nei personaggi che interpreto non c'è quasi nulla in cui io mi possa riconoscere. Io non mi riconosco in La cattiveria di Don Magnifico. No. No, più che altro parlavo di una predisposizione, è quella al ruolo buffo, quindi Cioè, forse più che altro. Totò era molto triste nella sua vita di tutti i giorni, era una persona piuttosto triste, dalle interviste si evince questa cosa, magari. E poi invece in realtà era uno che faceva ridere. Totò ha fatto la fame, però vedi, Totò aveva, ecco, vedi, c'è un'altra cosa che per me è importantissimo. Io non ho un aspetto di mio comico, non ho il mento, il naso di Totò, non ho la faccia di Fabrizi, non ho la faccia di Montarsolo, neanche quella che aveva Enzo Dara. Ho sempre giocato davanti allo specchio, ho sempre poi cercato dentro di me, appunto, come muovere la faccia, gli occhi, il momento giusto per rompere la famosa parete
verso il pubblico che poi non va mai fatto, però una volta si può fare, provare i tempi comici. Io ho la grande fortuna di lavorare su testi meravigliosi e alla fine, se tu insisti sulla veridicità del testo, ne esce sempre qualcosa di buono, ma non vedo niente di... ecco, no, sono dei ruoli, ecco, vedi, sono dei ruoli in cui io mi sono un pochino identificato. Per esempio il Germano della Scala di Seta, l'ultimo fatto, quello con Damiano Micheletto, che abbiamo fatto l'ultima volta, l'abbiamo fatto adesso in Oman, l'abbiamo fatto in Scala, due volte a Pesaro, ma perché l'ho sentito un po' figlio mio, anche mio, e mi piaceva l'idea di portare in scena non il solito buffo sciocco e che quindi non capisce mai quello che viene detto, crea tutte le situazioni comiche, ma che ci fosse una motivazione molto più interna, umana, al fatto che lui in realtà non riuscisse a comunicare con gli altri. Allora da lì è venuto fuori il personaggio straniero, che con una cosa che può essere una barriera linguistica e a volte purtroppo sociale, viene creduto dagli altri stupido. Ma stupido non è, perché nessuno in quell'opera, in quella farsa, parla d'amore come ne parla Germano, con quella linea così dolce, così morbida. Quello è un personaggio che mi commuove. In Germano, perdonami se ti interrompo, ti sei immedesimato talmente bene che mi viene difficile pensare che sia stato partorito quel tipo di Germano dalla mente di un regista e non da te direttamente. Io quando abbiamo saputo l'estate precedente che io e Damiano avremmo lavorato alla Scala di Seta, abbiamo passato delle serate intere a parlare. E io avevo in testa questa cosa e dissi a Germano, vedi che lapsus, e dissi a Damiano che questa era l'occasione per far venire fuori veramente qualcosa di nuovo nel repertorio buffo, perché non credevo alla stupidità di Germano, ma quanto alla stupidità di tutti gli altri, o alla presunzione di tutti gli altri, al pregiudizio di tutti gli altri personaggi nei suoi confronti. Al modo in cui Giulia si approfitta di Germano, perché Germano è follemente innamorato di lei e lei lo usa per i suoi scopi, per indagare. Germano ci rimane malissimo, però lo accetta e dice va bene, e lo accetta perché la ama. È un personaggio meraviglioso. Meraviglioso, sì, infatti. Roberta, vai avanti te. Io rimango alla finestra. Io quasi mi bevo, visto che tu bevi acqua, io mi berrei un goccino di grappa, perché invece ho mangiato le melanzane alla parmigiana, e berrei un goccino di grappa alla tua salute, alla vostra salute, alla salute di tutti quelli che ci stanno guardando da casa. Allora, anch'io faccio male? Quanti fai bene e fai male a pensare che questa sia acqua. Salute. Vai. Salute. Cincina a tutti. Viva le melanzane. Roberta, perdonami, eh. Questa pausa grappesca. Allora, torniamo a parlare di Rossini. Sì. Tu sei comunque uno degli ospiti fissi del Roffo, comunque da diversi anni, e sicuramente sei uno dei buffi più rappresentativi, diciamo, almeno di Rossini dell'ultima generazione. Cosa è cambiato? Secondo te è cambiato qualcosa nello stile vocale e interpretativo dei ruoli buffi rossiniani in questi anni? Sì, sicuramente sì.
Io ci ho messo del mio, ma poi se qualcuno se ne è accorto, bene, se no pazienza. Io ci ho messo del mio nel cercare di non schivare le impervie scritture rossiniane. Proprio l'ultimo ruolo fatto era un ruolo difficilissimo dal punto di vista vocale, con due ottave d'estensione usate in continuazione. Molto molto difficile, con delle frasi lunghe, tantissima agilità. Non era un buffo comune, ma anche in Do Magnifico io non ho mai sorvolato sulle note acute, come non ho mai evitato di fare il fa grave nel Don Pasquale, e ho cercato di capire tecnicamente come anno dopo anno. Come diceva Christa Ludwig, anno dopo anno il canto non è una coperta corta. Se il centro è giusto, piano piano, aspetta, io non ci sto nello schermo, se la coperta è giusta, piano piano, anno dopo anno si aggiusta mezzo tono, mezzo tono, mezzo tono, mezzo tono, finché, certo, bisogna avere una corda predisposta, ma con la perseveranza, con la giusta tecnica si ottengono tante cose. Io penso, modestamente, non parlo solo di me, non parlo solo di me, ma che oggi si canti meglio. Un certo repertorio che prima era francamente più sbilanciato sul parlucchiato. Mamma mia. Vabbè, tu magari ecco, forse qualcuno lo prendeva anche con una via d'uscita, no? Come un piano B, magari, no? Rispetto a. Succede anche adesso che molti colleghi che hanno fatto un certo tipo di repertorio, è tradizione anche quella ed è buona tradizione. Io non ho mai creduto nella specializzazione col paraocchi, mai, mai. Io da musicista, prima di tutto, devo sperimentare, conoscere, applicare gli stili tra un compositore e l'altro, e anche perché richiedono aggiustamenti tecnici diversi l'uno dall'altro. Cantare Mozart non è la stessa cosa che cantare Rossini, e questo ho detto, vabbè, ciao, hai scoperto l'acqua calda, ma puoi farlo sul campo. Io mi sono trovato in situazioni a volte paradossali, anche perché per il fatto che venissi dal repertorio brillante e ero a cavallo con quello buffo, il mio debutto di Don Pasquale arrivò appena prima del mio debutto di quel famoso Germano Arroff. Allora, Don Pasquale al San Carlo, non proprio in un teatrino piccolo, ma con un grandissimo direttore d'orchestra, a cui voglio mandare un abbraccio, Bruno Campanella, che mi ha insegnato il Don Pasquale, come Don Pasquale, con lui ho debuttato Don Pasquale. E grazie anche, voglio dire tanti grazie anche stasera, voglio ringraziare anche Gianni Tangucci, che ha creduto in me in certi ruoli, mi ha dato tanti debutti. Di Gianni Tangucci, scusami, abbiamo festeggiato più o meno, insomma, se possiamo dire così, 50 anni di teatro, gli ho fatto un'intervista recentemente, Gianni è uno perché comunque è una persona che ha veramente tanto da raccontare. che ha fatto tanti danni in teatro, Sì, danni belli, certo. è una persona che stimo molto. Ma la stessa Katia Ricciarelli ha dato tantissime opportunità a noi ragazzi dell'Accademia. Opportunità. E Alberto Zedda, sono tutte quelle persone che, conoscendo così bene il repertorio, la vocalità, la personalità dei cantanti che avevano di fronte, sapevano scegliere anno dopo anno il ruolo giusto per te, in cui forse avresti fatto una sfida con te stesso, ma loro sapevano che l'avresti vinta. Certo. Personaggi straordinari. Il mio debutto in Bartolo è stato diretto da Alberto Zedda. Ecco, mi piace ricordare Alberto con affetto. Come Ma ho si risposto propone? alla domanda, no? Sì, No. meno.
Vai Danilo, riprendi dopo che insomma, ti sei rifocillato con la grappa. No, scusa. Come si prepara? Come si prepara un ruolo? Cioè, tu come lo prepari un ruolo? Come, qual è il tuo approccio? L'approccio, allora l'ho già detto prima, adesso mi ripeto, si parte dallo spartito, no? Tu guardi lo spartito, vedi che cosa c'è scritto, devi essere in grado di capirlo e capire se è adatto a te. Dopodiché ci può anche essere l'occasione che il ruolo non sia del tutto adatto a te, ma devi essere capace di farlo con la tua voce. Ecco perché ho parlato prima anche della personalità. Personalità è la tua voce. Tu devi ricercare nella tua voce la tua personalità e viceversa, perché la tua voce sia anche riconoscibile, quindi unica. Ed è molto importante per il pubblico e anche per gli addetti ai lavori che poi ti devono dare i contatti. Poi il ruolo si prepara un po' alla volta. Io mi ricordo quando uno dei ruoli che ho studiato più a fondo da studente poco prima del debutto è stato il Figaro, Rossignano. E mi ricordo che dopo aver già studiato tutte le note per benino, corrette col maestro ripassatore, con il coach, Coviello, per esempio, mi faceva spesso iniziare il ruolo non dalla cavatina, nel caso di Figaro, ma per esempio dal duetto con il conte o anche da un recitativo, cosa che non studia mai più nessuno, i recitativi sono fondamentali in quel tipo di repertorio, più, quasi più delle arie dei concertanti, perché raccontano la vicenda e se sono fatti male, ciao. Certo. E quindi per scaldare la voce e per entrare nel personaggio, magari mi faceva fare il recitativo esattamente dopo la cavatina. Poi mi diceva: adesso cominciamo. E i vocalizzi prima erano preparati per le difficoltà, per esempio, della cavatina, a seconda di quello che serve. Dopodiché, io non credo ai confronti. Gli unici confronti che un artista dovrebbe temere sono quelli con se stesso, dopo che ha fatto un certo percorso. Non credo che ascoltare sia sempre positivo, a meno che uno non abbia la capacità di una giusta, giusta autocritica e dire io fino a lì arrivo, oltre no. Cioè, se ascolti Pavarotti, ma non è che tutti possiamo essere come lui, però per esempio io mi ricordo che io rimasi colpito e intuì subito la questione del passaggio proprio ascoltando Pavarotti. In Pavarotti era chiarissimo, capiva benissimo. E si capiva benissimo che a un certo punto, una volta fatto il passaggio, la voce doveva sfogare. Certo. Potevi continuare a contenerla perché altrimenti non salivi più. Un Certo. altro che mi è stato d'aiuto tantissimo all'inizio, per esempio, è stato Bruscantini. Bruscantini era uno che sapeva fare molto bene con la sua voce. Accidenti, che sapeva Caspita. fare molto bene, tanto da riuscire a È ca spaziare. caso più unico che raro, è un caso più unico che Infatti, raro ecco, quello di Bruscantini. l'unico, perché se tu prendi il suo Figaro e poi ascolti Germont, dici: ma ammazza, che scavo! Quindi quello è quello che bisogna. C'è anche un Don Carlo bellissimo con Sandro Straordinario. Arconia. La Favorita, un Falstaff meraviglioso. Sì. Sì, ma adesso questi sono discorsi più da melomani. Ah, Quello che certo. dico io è che uno, essere fedeli a se stessi è fondamentale. E non ci si può arrendere se una cosa non viene. Se una cosa non viene subito, bisogna dare il tempo che sedimenti. Certo, bisogna avere gli strumenti giusti prima, ma ci vuole anche. Ecco perché bisogna studiare i ruoli prima che la carriera cominci, perché poi, ecco,
è difficile, a meno che non si acquisca un metodo di studio. Per cui io, per esempio, non è che voglio fare così per forza, però ho imparato un'opera quasi a prima vista in 3 giorni a Barcellona, al Liceo a Barcellona, ho debuttato così. Era l'Ape musicale, un pastiche di Salieri, certo, ma in un'edizione che non era mai stata registrata prima, perché Salieri ne fece 4-5 versioni. E allora quando Ernesto mi disse, guarda, vai là, vedi lo spartito e vedi cosa puoi fare, perché devono fare le recite, e questo se n'è andato, io ho detto, ma vai, guarda lo spartito, voglio dire, sono tutti autori piuttosto semplici da leggere a prima vista. Ma non in un conservatorio, al Liceo di Barcellona. Quindi cambia qualcosina. L'ho fatto. Ma una volta preparato il ruolo, bisogna portarlo in teatro. Vi sono delle regole non scritte in teatro? Ce ne sono tante, molte disattese, non solo da parte di noi cantanti. Cosa posso dirti? Tanto arrivare sapendo il ruolo, possibilmente sapere anche se hai dei ruoli che hanno molta interazione con gli altri colleghi, sapere esattamente dove entrano gli altri colleghi, quando cantano gli altri colleghi. Dal punto di vista musicale, sapere quando è il momento di cantare, quando è il momento di accennare e risparmiare. A una musicale con un direttore d'orchestra non si accenna. A una prova di regia si può accennare, ma magari è bene scaldarsi la voce prima lo stesso. È bene essere educati in teatro, salutare l'usciere, il portiere, le persone che fanno le pulizie, i macchinisti, gli attrezzisti, non buttare il costume a fine recita come se fosse uno straccio, perché poi qualcuno lo deve raccogliere e domani o dopodomani te lo devi mettere tu, o tra 3 giorni lo dovrà mettere un altro collega. A volte capita di dover usare alcuni. Ebbene, fare poche chiacchiere in teatro, lavorare sodo, poche chiacchiere inutili, casomai farle fuori dal teatro se si ha il piacere di stare con i colleghi, ed è sempre una bella occasione quando capita. Rispetto dei ruoli. Non si può dire davanti all'orchestra a un direttore, maestro, ma questo non è il tempo che lei mi ha fatto ieri in sala, che gli rovini. Certo. Collaborare, non farsi chiamare più di 2 volte dal maestro di palcoscenico per essere pronti per la scena. Io ero sempre lì prima che mi chiamassero. I direttori di palcoscenico che mi conoscono sanno che quando dicono maestro Bordoni e palcoscenico, maestro Bordoni, io sono lì che gli faccio così. O addirittura, quando c'è un'entrata magari un po' rischiosa, magari dal lato opposto, dove il direttore di palcoscenico può magari non vederti, io passo prima dal direttore e dico, vado, Allora lui sa, insomma, ecco. Ma ce ne sono tante di cose così che mi piacerebbe raccontare, anche aneddoti legati a queste cose. Ma dicene uno, dici un aneddoto, dai, facci questa cortesia. Ma per esempio è capitato che un collega si dimenticasse che doveva cantare. Capitato. Io adesso non voglio dire troppo perché sennò poi si capisce, ma io non ho fatto la burla da buffo, non c'è come è capitato per esempio al collega Kaufmann a Vienna. Certo.
E lì purtroppo però lei non c'era proprio, quindi c'era poco da fare, doveva entrare lei. Kaufman è riuscito a intrattenere bene il pubblico, però dai, bisogna dargli un merito. Bravissimo. È stato bravissimo, ha avuto spirito. Sì. Ma beh, lì si trattava di un recitativo e io ho cominciato a cantare il mio, il suo, mi rispondevo da solo, mi giravo, ma vi assicuro che molti non si sono accorti. Poi il collega è arrivato con la lingua di fuori così. E per quello dico mai farsi chiamare due o tre volte. Ecco, io per esempio detesto è una parola grossa, io temo i ruoli in cui non comincio dal primo atto. Mi è capitato di fare per esempio Fra Melitone e stare in teatro così. C'era Parma o Piacenza? Non mi ricordo. Parma o Piacenza? Piacenza? Piacenza. Ciao Cristina, Cristina Ferrari, ciao. Ciao Cristina. Ed è snervante. E lì c'è poi la questione, per esempio, certi registi che appunto un ruolo del genere lo chiami quando ti serve, oppure ci sono quelli che ti vogliono lì dal primo giorno di prove, tutti i giorni, e tu stai lì, e poi quando tocca a te non hai più energia. Certo. Ecco. Vabbè, non so perché ho raccontato questa cosa. Vabbè, non è un problema, ci ha fatto piacere ascoltarti. Okay. Roberta, ci sono... Volevo, no, giusto così, visto che stiamo parlando di cose, sì, di teatro. Amicizie vere ne trovate in questi anni di carriera? Assolutamente sì, per fortuna sì, amici veri o anche solo colleghi veri, voglio dire il collega che con cui parli anche di tecnica e che poi non è che finisce lì perché è solo un esercizio di stile, ma magari lo vedi grande collega che rimane in quinta ad ascoltare quello che fai perché ne hai parlato magari il giorno prima, ma lì quel suono lì come lo fai, perché non lo fai più così, più cos'ha? Ecco, questo voglio raccontare un episodio divertente, così non parlo se vai. E uno di questi colleghi che io stimo tantissimo è Michele Pertusi ed è anche un amico. E stavamo facendo Italiani in Algeri a Bologna, lui Mustafa splendido, sì, e lui mi osservava mentre facevo il duetto iniziale con Isabella, che è scomodo perché Taddeo canta sempre molto in alto e Isabella invece rimane giù, un momento in cui bisogna cantare piano ed è difficile perché bisogna cantare assieme e trovare gli stessi colori. E lui mi confessò, dice, sai, una volta in un concerto, perché ho sempre cantato Mustafa, ma in un concerto ho fatto il duetto di Taddeo e Isabella. È difficilissimo, detto, sì, è scomodo, perché come poi tu tanti ruoli buffi, non avendo molta linea su cui appoggiarti, devi avere sempre la vocalità pronta. Poi arrivano quella parte di... che sono tutti mi, do, mi, re, mi. E lui mi ascoltava e mi disse, mi piace come affronti questa cosa qui, ma stavo pensando, fai così, fai cos'ha, e facevamo i vocalizzi in camerino, no? E usò un'espressione che mi sembrò molto interessante e mi disse, prova a pensarlo un po' più liquido, quel suono lì, un po' più... Tutti escamotage. E vi assicuro, è straordinario quando tra colleghi c'è questo insomma, bene, in recita, cosa da non fare mai, provo, invece di provare a casa o in camerino e poi in recita, quello che hai assodato da anni, mi butto, provo. Il posto giusto per fare i test. Liquido, penso a sto liquido con Michele che era in quinta. Io
Oh! E poi l'ho rimesso a posto. Oh, camise. Beh, finisco il duetto, ve la faccio breve. Finisco il duetto, esco, trovo Michele così. E gli ho detto, hai sentito, eh? E lui mi dice, beh, magari la prossima volta un po' meno liquido. Bene. Roberta, scusa, ci sono per caso delle domande che allora c'è Timo Rossi che domanda: caro Paolo, quando ci regalerai la tua potenza nel non buffo? Ciao Ivo. Venite a casa mia, canto un Rigoletto splendido. C'è una questione da dire. Il mio impegno in questi ultimi anni è atto a contenere la mia voce per cantare i miei ruoli. Contenere non vuol dire ridurla o... ma per esempio mi sono allargato su cose diverse ultimamente, ma la voce a un certo punto ti chiede di essere liberata, e Rossini non è sempre comodo arrivati a un certo punto, e quindi il mio studio è enorme, in realtà atto a continuare a cantare questi ruoli. Poi a casa, e questo l'ho sempre fatto, io studio il cantabile, perché il cantabile è quello che dà e l'idea vera del sostegno, la misura esatta dell'emissione, del giro del suono, del fraseggio, e quindi a casa io mi canto a casa con il mio pianista, quando studio i Puritani, Favorita, Traviata, Rigoletto, ma non sono così sciocco da virare troppo e confondere i nostri poveri e buoni direttori artisti. Nostri, poi dico nel mondo, perché poi... Io sono contento che in questi anni ho allargato moltissimo il repertorio su Mozart, che non è detto che sia perché uno vede due notine scritte più... Certo. Note nere pensa sia facile. In realtà sei più scoperto in Mozart che in altri autori. Verdi, per esempio... ha una orchestrazione moderna, ma già alleggerita in alcuni cantabili, rispetto a, per esempio, a quello con cui, perché oggi gli strumenti moderni suonano diversamente dagli strumenti dell'epoca, ha un'orchestrazione in cui ti trovi, per esempio, nella terza aria di Do Magnifico, a fine opera, dopo che hai cantato già altre due arie, duetti, quintetti, sestetti, finali, ti trovi a fare la terza Ido Magnifico con un'orchestrazione grassissima, ma non per colpa di Rossini, ma per colpa delle orchestre che si usano oggi. Oggi si fa Rossini non con 36 elementi, ma con 80. Sì, certo. E i teatri con 3.000 posti, quindi la difficoltà è lì. Ecco, invece, quando canti l'aria di Germont in palcoscenico, sotto c'è una piuma che accompagna. Il Veglio Donna, per esempio. Esatto. Lì è un problema di fiato, non è certo un problema di farsi sentire. Certo. Roberta, presto, ne abbiamo presto, altri? Presto, signor Rossi, presto, grazie. Allora, la nostra Susanna, che un po' riprendendoci sempre su questa cosa qui, ti hanno mai proposto ruoli che esulano dal tuo repertorio abituale? Sì. Sempre su questa linea qui. Sì. Tanti anni fa, Puritani, Lucia, e non ero pronto. E sapevo che forse avrei fatto un buco nell'acqua quando c'erano colleghi più adatti di me. Oggi accetterei queste sfide. Sfide poi. No, perché è più facile, perché poi alla fine... stai anche un po' più tranquillo in palcoscenico e gestisci il piatto in maniera diversa. Certo. Vado con un'ultima domanda? O vuoi fare le ultime?
Magari fai, se ce n'è ancora una, poi dopo faccio l'ultima domanda a Paolo. Sempre Susanna, la nostra Sottofaloni, ci domanda: un domani ti piacerebbe trasmettere i tuoi trucchi del mestiere ai giovani, se lo richiedessero? Sì, ma io già lo faccio, era già previsto quest'anno il mio master all'Opera Studio di Tenerife, che purtroppo credo non si potrà fare per i problemi che conosciamo tutti. Ma certo, e poi mi devo dire che nelle occasioni in cui l'ho fatto ho imparato tanto anch'io, perciò sì, mi piacerebbe molto. L'Opera Studio di Tenerife, tra l'altro, è un posto, funziona molto bene, è un'organizzazione meravigliosa. Io l'ho seguita da vicino la scorsa edizione. E ti auguro di, se non, sarebbe stata la tua prima volta? Sarebbe Era la mia prima volta, il direttore artistico Giulio Zappa. stata la tua prima volta, Paolo? Sì, Allora. sì. Mi senti? Ah. Forse Danilo non ci sente. Sì, sarebbe stata Sì, la mia purtroppo ci sono dei ritardi. prima volta. Ah, sarebbe stata la mia prima volta. Il direttore artistico che è Giulio Zappa è anche un pianista straordinario, voi lo conoscete, lo conosciamo tutti, con cui io collaboro, e proprio in questi giorni stiamo lavorando ad un progetto di musica da camera, musica da camera tedesca, francese. Seria. Per chiudere, volevo chiederti innanzitutto, questa emergenza coronavirus, che cosa ti ha costretto a sospendere, cioè che cosa avevi in programma e a livello teorico da dove dovresti ripartire? E poi una tua visione del futuro. Ma io adesso dovevo essere a Berlino, un barbiere, poi no, anzi già quasi a Torino oramai per Don Pasquale, in America per un altro barbiere di Siviglia che è già saltato, dopodiché un festival in Francia che è già saltato a Saint-Sé. Non so cosa succederà con il Rossini Opera Festival. Io spero di poter riprendere a ottobre-novembre a Bilbao con il Turco in Italia, con il Selim del Turco in Italia, perché anche lì faccio ancora i due ruoli, cioè non la stessa sera, li ho ancora in repertorio. E poi qui a Bergamo per la nuova edizione critica della Figlia del Reggimento. Poi Zurigo con Barbieri, va bene. Io mi auguro di poter tornare in teatro presto, che si trovino le misure adatte o che che arrivi il vaccino ci permetta di tornare a lavorare in teatro, perché in questi giorni che si è parlato tanto di varie possibilità, va bene tutto, ma non Io non me la sento di disattendere a quello che è il mio vero lavoro. Il mio vero lavoro è un atto erotico, oltre che eroico ogni tanto, ma erotico si deve consumare dal vivo col pubblico, con l'orchestra dal vivo. Ho sentito parlare di sintetizzatori. No, io scusate, non ci sto. Non ci sto come artista e non ci sto come lavoratore, perché purtroppo in questi anni i nostri contratti, i liberi professionisti, sono stati sempre più impoveriti e noi non abbiamo nessuna tutela in realtà, tantomeno dagli streaming, perché ci sono state tolte tutti i diritti sulle riproduzioni video, audio. Non, Certo. nessuno ci paga i giorni di prova, non abbiamo la cosiddetta diaria che c'è in altri paesi, veniamo pagati ad alzate di sipario,
una volta, quando ho cominciato a cantare io, i teatri ci riconoscevano una percentuale sul cachet pattuito alla generale, se era aperta al pubblico. Quelli sono tutti diritti che si sono persi. E qui col coronavirus si è visto che le produzioni che sono state sospese sono state disattese con una stretta di mano, dice adesso andate a casa. Sì, ma poi sarebbe anche magari già bello e utile se tanti teatri cominciassero magari anche a pagare gli arretrati, no? Questo è un problema spinoso, i nostri teatri sono in sofferenza, ci sono molti artisti che oramai sono diventati creditori. Ci auguriamo che si possano fare delle misure straordinarie in un momento straordinario, perché tutto il mondo è coinvolto. Se fosse stato, per quanto io ho pensato, quando tutti abbiamo, a tutti noi ci si è spezzato il cuore quando abbiamo visto la Fenice in fiamme. In quel caso lì era un teatro che si era fermato, spezzando il cuore di tutti noi che amavamo la Fenice. Ma prontamente si sono rimessi a lavorare, per un po' ci si è adattati in una struttura Tendone. esatto, e poi abbiamo riavuto la Fenice. Non avevamo la Fenice in quel momento, qualche contratto sicuramente è andato perso, ma c'era tutto il resto del mondo che funzionava. Oggi tutto il mondo teatrale, parlo del mio lavoro, l'opera e dei cantanti lirici professionisti, liberi professionisti. Noi siamo fermi senza tutele. Non riusciamo, per la maggior parte di noi, la stragrande maggior parte di noi, non ha potuto accedere al bonus di 600 euro per dei requisiti messi in maniera così un po' distratta, Sì. e allo stesso tempo non abbiamo avuto nessuna proposta, come a me è successo con teatri stranieri, di indennizzo sul contratto che viene cancellato, oppure sospeso, per cui si dice, come mi è successo con in America o Germania, in Francia, dove mi hanno già detto: ci dispiace, dobbiamo cancellare, ma teniamo in piedi il tuo contratto, speriamo di poterti invitare, ti proponiamo diverse possibilità, abbiamo questo e questo e questo, già si sono portati avanti e nella fattispecie ti proponiamo e mi hanno dato un indennizzo. Stiamo parlando di indennizzi per permettermi di vivere. E io non voglio piangermi addosso, ma credetemi, io sono molto preoccupato per i colleghi più giovani, per i colleghi che avevano meno contratti di me, per i colleghi che erano prossimi alla pensione e vedono perdere un anno intero di contributi, e già i nostri contributi sono calcolati in una maniera assurda, ma appunto non vengono calcolate tutte le giornate. Non voglio dilungarmi troppo su questa cosa, io voglio tornare presto a lavorare. E penso che dobbiamo farlo con regole nuove. Con regole nuove. Io so che a tal proposito, Assolirica, di cui tu fai parte, si sta lavorando e si sta muovendo. Non ti chiedo nessuna anticipazione per ora, però vi faccio tanti auguri e vi auguro di riuscire veramente a ottenere qualcosa di importante. Ma sì, ma Roberta, vuoi fare qualche altra domanda? lo Scusa. dobbiamo fare non solo per noi, ma per chi verrà dopo. Certe cose si Certo. otterranno per chi verrà dopo, per i giovani cantanti, che sono quelli più deboli in questo momento. Sono quelli che hanno investito, che stanno già facendo tanti sacrifici. Ecco, esatto, proprio Ah, per i sì. giovani fondamentalmente, perché sono loro che ci andranno, perché voi che comunque avete una carriera, bene o male riprenderete, perché i teatri continueranno a investire su di voi. Perché, insomma, io penso che un po' la gente ha voglia di tornare a vederlo, mentre magari il ragazzo che stava iniziando avrà più Speriamo. Poi, difficoltà. scusami, Roberta, c'è anche una questione morale. C'è una questione morale in cui tutti dobbiamo sentirci coinvolti. Quando un artista può studiare finché vuole a casa sua,
ma se non ha la speranza di potersi esibire poi davanti al pubblico, con gli altri musicisti, lavorare con gli altri musicisti, il morale va a terra. E poi parlo anche di un altro tipo di morale, altre attitudini etiche che io chiedo a chi di dovere. È un momento molto delicato, non possiamo parlare di riapertura degli stadi e non parlare di riapertura dei teatri. Questa cosa mi indigna profondamente. Hai perfettamente ragione. Dobbiamo cercare di rimanere tutti uniti e sul pezzo. Aggiornateci quando ci saranno delle novità, mi raccomando. In bocca al lupo. Certo, crepi il lupo. Grazie per questa bellissima chiacchierata. Caro Paolo, ti auguro tante belle cose. E saluto e ringrazio gli amici che ci hanno seguito da casa. Ringrazio Roberta. Grazie a voi. E grazie. Niente, alla prossima, a lunedì grazie prossimo. A grazie Roberta, grazie Danilo. Ciao. Grazie, buona serata a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, buona serata.